Ma ci siamo, è arrivata, è veramente uscito, mamma mia, 8 cioè, anni finalmente. Ma quanto grande è? Enorme. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale. Ciao, sono Maga, lui è Dalm. Oggi abbiamo un unboxing di un videogioco che attendavamo da tantissimo tempo. Abbiamo la Collector Edition di Cyberpunk 2077, gioco che attendavamo un po' tutti da anni e anni, ma prima di unboxarlo commentate, condividete e mi piacete questo video. Cattivi voi che dovevate farlo uscire ancora quasi un anno fa. Eh sì. Però finalmente è arrivato e purtroppo ci dispiace non avervi portato questo unboxing in anteprima per colpa del ponte, per colpa delle spedizioni in ritardo del periodo. Ci è arrivata solo il day one, doveva arrivarmi 2 giorni prima e invece è arrivata oggi, però ve la beccate comunque. Siccome è un unboxing enorme, noi lo velocizziamo, vi mettiamo qualche foto e dopo parliamo di tutto quello che c'è dentro, perché sennò ci mettiamo 6 ore. Possiamo solo dire una cosa: color box strepitosa, da panico, abbiamo, e dentro c'è di tutto. Abbiamo V in copertina, come nelle copertine dei giochi delle singole edizioni. Abbiamo questo, cos'è, un palazzo di Night City in versione scatola. Ed è bellissima. Meravigliosa. Ragazzi, l'apriamo ed arriviamo. Ragazzi, non sapevamo fosse già divisa. Cioè, possiamo farlo in diretta? Cioè, tu fai quella, io faccio questa e così mostriamo cosa c'è dentro. Perfetto. Allora, vediamo se questo già si apre senza... Oh. È tipo un cofanetto, guarda roba. Di qua c'era... No, solo si apre, sì, a cofanetto, così. Fai vedere i nostri amici, perché facciamo fatica a fare le foto adesso, visto che le apriamo praticamente. Qui c'è un foglio di plastica, di acetato, di non so che, con tutte le firme, penso, dei... Puoi vedere? Con tutte le firme dei... sì, dei programmatori. E... Allora, mentre Maga apre lì, io vi dico che sotto a questo foglio, nella prima facciata, troviamo ovviamente la copia del gioco. Oh. Eccola qua. Copia del gioco contenente disco e tutto ciò che serve, compendio, adesivi, cartoline, mappa e quant'altro. Poi abbiamo delle cosine sfiziose, sì, tipo delle guardate, ma qua ci sono degli adesivi. Dopo ovviamente mostreremo tutto nel dettaglio. Certo, è una scatolina, guarda che bella. No, la macchina di V, ma che bella, portachiavi. Portachiavi, qua ci sono, sì, adesivi, metti qua, dopo intanto rimostriamo tutto quanto. La toppa, che è questa, o le toppe, perché qua abbiamo le spille, quindi spille di Night City e della Militech. Ok, però lì c'è l'art. The art, che grosso. Ok, bellissimo cartonato con l'effetto, quello effetto, ah, sì, seta, tessuto tipo gli albi a fumetti della Marvel. La steelbook molto accattivante. Molto 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 accattivante. Io non voglio guardarlo perché mi faccio gli spoiler, che dopo ci devo giocare. E qua abbiamo la catena di custodia, fa riderissimo, però. E cos'è? La mini guida al gioco. Vediamo. Dov'è la mappa? Mi sa che è dentro il disco di gioco, perché c'era scritto lì. Guardate, quanta roba! Guida a Night City. E io mi sono perso a mostrare quello di Dani, però qua abbiamo la statua e si sente da adesso che è una super statuetta in PVC. Sì, è leggerissimissimissimissima, diciamo. Qua abbiamo la moto che va a menare il tipo, vediamo se si incastra così o così. Però qua dovrebbe essere semplicissima da incastrare, eccola lì. Fa riderissimo sta roba. E... ma se riesce a sostenere tutta sta roba, vabbè che è PVC e quindi non è... Sì, no, è plastica vuota anche, quindi non dovrebbe essere tanto problematica per quanto riguarda il peso, però questo qua dove va? Questo qua dove va? Che roba è? Dov'è? Dove va? Se lo troviamo,
Qua c'è un buco. Guardiamo la foto. Ah, ok, cool. E questo qua va qua. Ragazzi, è qualcosa di spaziale. Ragazzi, sistemiamo tutto e torniamo immediatamente. Ecco qua tutto il contenuto sistemato per farvelo vedere in maniera un po' più approfondita. Io direi di iniziare dal videogioco, che è la cosa più semplice. Assolutamente sì. Allora, dentro qua, ragazzi, c'è il videogioco. Qua abbiamo una mappa del videogioco. Ovviamente è grande e vi metto anche la foto, però comunque ci sono cose da fare. Ci sono un sacco di cose da fare. Videogioco che vede protagonista V, questo mercenario che, diciamo, che si troverà in mezzo a delle situazioni un po' spiacevoli e dovrà cavarsela con l'aiuto anche di altri personaggi, tra cui Johnny Silverhand, che è il personaggio che ha, diciamo, per crearlo hanno usato le fattezze e la voce in originale del buon Keanu Reeves. E poi c'è compendio sul mondo di gioco, anche questo qua è un libricino che ti spiega un po' il background di tutto quello che c'è, delle cartoline che ovviamente dopo vi mostrerò tutte le foto, però sono delle cartoline anche di pregevole fattura, devo dire, perché sono le cartoline di Night City, quindi no, ma sembrano proprio, a parte delle cartoline vere, ma sembrano proprio, diciamo, con la carta spessa, cioè realizzate bene, sembrano proprio un cartoncino serio, non un cartoncino tanto per fare, cartoncino fotografico, perché sì, esatto, non mi veniva il fotografo, bravo Dario, grazie. E poi il gioco è questo qua con due dischi, il disco di installazione più il disco di gioco, ci sono i codici sotto che non vi mostriamo perché ovviamente non si può. E se no il buon Pidu ci fa un mazzo così, che lo salutiamo e grazie per averci permesso anche questa volta l'unboxing. Gli adesivi, bellissimi, e una ficcata. Questa cosa io le amo. Ah, c'è la double copertine dove c'è anche il personaggio femminile, chiaramente, perché si può scegliere all'inizio il sesso del giocatore. E questa, secondo me, è una cosa bellissima. Prima fra tutte perché ci sono anche tante videogiocatrici che giocano. Sì. E perché non dargli il modo di avere il proprio personaggio in copertina? Quindi, qua abbiamo, oltre al gioco, abbiamo anche una bellissima steelbook. Che spacca. Mi piace veramente. Già con il doppio aggancio per inserire entrambi i dischi, quindi qua hanno pensato veramente a tutto e, insomma... A me piace, anche se non sono amante, come ben sai, delle steelbook, mi piace perché si vede che l'hanno pensata ma bene. Ma sai cos'è? È il colore predominante, che è questo giallo. Sì, shocking. Che è stato tanto amato sin dalla sua, diciamo, apparizione, prima apparizione, che... chi ha progettato il gioco ha detto anche: ragazzi, se volete fare delle foto a tema, se volete fare delle fanart e quant'altro, sappiate che questo giallo è tale Pantone, è sì, questo colore nella libreria pantonaria, e quindi sappiamo sì, anche il Pantone di questo giallo bellissimo. Andiamo avanti con degli altri adesivi. Qua veramente ce ne sono una sborda, cioè ce ne sono veramente tantissimi. E qua, secondo me, è quasi un peccato toglierli, cioè se io prendo la collector vorrei averli tutti e tenerli tutti qua, quindi non so se mai li utilizzerò. Facci foto che qua la Samantha per... Sì, può prendere tantissimi. Per qualche spunto per i suoi, esatto, tatuaggi, qua veramente ci va a nozze. L'auto. Bellissima. Bellissima questa qua. E devo dire che è una figata. Si muovono anche le ruote. Qua c'è anche la... Cos'è? Un simbolo? Una cassetta? Sì, anche io avrei detto una cassetta, però non mi sono ancora informato così bene per capire cos'è quel pezzo importantissimo di trama. Sì, esatto. Le spille, anche queste qua belle assolutamente. Toppe per abbellire i vostri giubbotti in jeans anni 90. Ce ne sono due o tre, apriamo. Mostriamo la foto, qua abbiamo appunto... che non si apre mai nella vita. Ma intanto ho messo la foto, quindi... Ecco, stavo girando. Ti aspettiamo. Quindi abbiamo appunto, sì, le due toppe Samurai. Tre toppe. Ok. Ok, belline. E guida a Night City per turisti e sbarato, c'è scritto Nomadi.
E questo qua probabilmente è un libro molto interessante che secondo me ti snoccerà anche qualche cosa o qualche dritta per andare avanti nel gioco. O magari per trovare qualche segretuccio all'interno, sì, esatto, di questa mappa che dicono sia il doppio di GTA 5. Ma... già GTA 5 era non tanto piccolina, insomma, se anche questa promette, sì, con tutti essere il doppio. Con tutti i palazzi, eccetera, è veramente bella. Allora, tornando a Velan, abbiamo le scatoline. Qua abbiamo il contenitore della guida. NCPD. NCPD, Night City Police Department. Che è una prova di tipo della polizia. E qua lo sfoglio, classico, come solo il mondo virtuale Official Channel sa fare, di questo bellissimo artbook. E occhio di spoiler, adesso facciamo lo sfoglio. Esatto. Quindi lo spoiler probabilmente sarà vedere personaggi che magari si incontrano ad un certo punto del gioco. Esatto, oppure sappiamo, anche ambientazioni. Ambientazioni, sì, o comunque anche veicoli, eccetera, perché questo gioco promette fuoco e fiamme da tutte le parti, essendo un GDR in un open world. Insomma, di cose da fare, da vedere e da giocare ce ne saranno parecchie. E ultima, ma non ultima, la statua in PVC. Allora, il logo davanti di Cyberpunk. E hanno ricreato bene anche la struttura della città con questi easter egg, io li chiamerei, anche se comunque sono magari degli elementi scenici messi lì ad hoc, con armi. Cos'è questo qua? Un zainetto con dentro dei caricatori. E immondizia varia, tubi, e la moto è bellissima, mi ricorda tantissimo la moto di Akira. Fantastica. Se senti il copertone, è gomma. No, è gomma. È fatto in gomma il copertone della moto. Sto guardando se si può spingere ancora, eccolo qua. Si può, sì, spingere. Diciamo che noi quando trattiamo le figure di altri, di altri, cerchiamo di appoggiarle semplicemente giusto per farvi vedere la resa. No, è andato via anche il gap, quindi sono felicissimo. È bellissimo. La moto è fica. Cioè, veramente è bellissima. Io vorrei farti notare questo simbolo che richiama esattamente il simbolo delle Chiquita, della banana. Sì, è vero. Però c'è la tizia col fucile in mano e si chiama Conchita. Bellissima. E anche il nostro personaggio maschio. Maschio. Sarebbe stato bello se ci fosse stato anche la femmina per par condicio, sì, da un, sì, certo punto di vista. Però molto ben realizzato. Fammi vedere un attimo il viso. Ma il viso non è neanche sbavato, quindi c'è tutto sommato. Hanno realizzato bene un po' tutto. Forse... a livello di bocca potevano migliorare un pelo, ma si parla sempre di una figure di una collector dei videogiochi che per quanto sia bella e per quanto sia costosa, spacca. Abbiamo visto molto peggio una statuine la settimana scorsa, una delle due che era fatta molto peggio. Non ricordiamo momenti, ecco, brutti e tragici. Comunque ragazzi, a noi questa edizione piace. Sì. E il gioco lo proveremo, dai, me lo porterà anche in live sul suo canale di Twitch, quindi restate sintonizzati specialmente sul suo profilo per capire quando andrà in onda. E io non ho nient'altro da aggiungere. Io aggiungo solo, mi faccio autopubblicità, ovvero per chi sta guardando il video il giorno dell'uscita del video, questa sera alle 21 su Twitch farò la creazione del personaggio, almeno quello, poi vedremo come andare avanti, perché so che c'è la possibilità di censurare, ovviamente è un gioco che ha anche dei contenuti per adulti, quindi c'è la possibilità per gli streamer di censurare sia quelle parti un po' più nude e crude, possiamo dire, sia di censurare la colonna sonora con musiche coperte da copyright. Quindi hanno pensato a tutto quelli di CD Projekt Red. Io sono curiosissimo di provarlo e vedremo un po'. Bene, iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel, sia su Facebook, su YouTube, che sul Twitch di Damian, sul mio TikTok, sul mio Instagram, su Instagram, eccetera, perché siamo dappertutto e portiamo contenuti nerd a 360 gradi. Noi di solito parliamo di supereroi nel nostro canale, però ogni tanto ci piace svariare o variare con qualcosa di comunque inerente alle nostre passioni, non solo supereroistiche. Quindi espandete la descrizione del video perché vi trovate tutti i link utili per seguirci, supportarci e anche contattarci. Bene, da Maga e da me è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao belli!